Una buona serata a tutti, vi ho preparato una sorpresa, ecco, per questo 11 maggio 2020, perché se non lo sapete è un po' il giorno della bipolarità, chiamiamola così, di Roger Federer. Un giorno che può chiaramente averlo catapultato in qualche modo nell'Olimpo del tennis, è un giorno che magari a fine carriera, non dico lo rimpiangerà perché ha vinto di tutto, Roger Federer, comunque guarderà magari con un po' di amaro in bocca e dirà: cavolo, se vincevo quella finale l'11 maggio 2003, 17 anni fa, contro Felix Mantilla in finale al Foro Italico, probabilmente in carriera avrei vinto un Masters 1000 in più, e almeno al Foro Italico una volta in carriera avrei vinto. Invece non ho mai vinto. Dopo ho avuto due match point contro Rafa Nadal, però insomma l'amarognolo di quella finale soprattutto rimane, perché Félix Mantilla, lo spagnolo, era numero 47 del mondo e Roger era numero 5. Poi 2 mesi dopo vincerà Wimbledon, il Federer 22enne, super talento del tennis mondiale, che in quella finale a Roma perse 7-5, 6-2, 7-6, rimase proprio imbrigliato sia dall'indole terraiola dello spagnolo Félix Mantilla, che è proprio il terraiolo doc, pedalatore, arrotino, risponde da 3 o 4 metri dal campo, però lavora lo scambio e costringe Federer a ripiegare, costringe Federer, diciamo, a sopportare questo gioco molto terraiolo, che poco si addice anche al campione basilese. Fatto sta appunto che lo spagnolo alla fine vince, perché quel giorno Federer scende in campo svogliato, in un misto di svogliatezza, anche un Roger Federer pigro, se vogliamo, quasi appagato e soddisfatto già con la pancia piena per il suo immenso talento, che alla fine lo caratterizzava. Infatti scrive in un pezzo Gianni Clerici l'eccessività di talento, il ricorrere a questo talento sopraffino a volte può essere anche un handicap, e quel giorno fu un handicap per Roger Federer, che quindi andò a perdere quella finale al Foro Italico, dove veramente probabilmente qualche rimpianto ce l'ha, perché era un avversario che aveva 5 volte meno del suo talento. A volte ce l'ha avute Roger Federer, ancora non aveva questa maturità. A volte appunto scendeva in campo un po' sfavato, un po' svogliato, comunque poco concentrato alla fine su quello che doveva andare a fare, poco concentrato e appunto quasi appagato per questo suo talento. E quel giorno appunto un gran lavoratore come lo spagnolo gli diede una lezione che probabilmente gli ha fatto scuola, perché appunto 2 mesi dopo ha vinto Wimbledon, e poi è successo quel che è successo. A volte prendere certe sberle ti fanno ottenere dei risultati dopo che non avresti ottenuto senza aver preso quella sberla. Molto spesso, in uno sport soprattutto come il tennis, perdere anche da un avversario che ti è inferiore può darti una lezione morale e spingerti poi a fare qualche cosina in più. E probabilmente quel giorno a Federer è successo quello. Poi dico, l'11 maggio è il giorno di Roger Federer perché? Perché 6 anni prima di quella finale al Foro Italico, persa appunto con Félix Mantilla, l'11 maggio 1997, Roger Federer vinse il primo torneo in carriera, il primo torneo da junior, e lo vinse a Prato. Lo vinse a Prato, in Toscana, vicino a Firenze, battendo il croato Luka Kutaniak con il punteggio di 6-4, 6-0. E poi quello lì è stato il primo acuto di Roger Federer al penultimo anno da junior, per poi fare da preludio ai suoi 103 tornei da professionista,
nel circuito maggiore, nel circuito ATP. E tutto cominciò da lì, tutto cominciò da quella finale del torneo Junior di Prato, in cui vinse quel titolo e davvero cominciò fondamentalmente a scrivere la storia. E poi è andato tutto come è andato. 20 Slam, Masters 1000 e Masters Series, insomma, a volontà. Lo conosciamo Roger Federer, ma senza questi elementi magari nel passato, senza questa prima finale, questo primo titolo a livello junior, senza quelle sberle prese dal buon terraiolo Mantilla a Roma, come sarebbe stata la carriera di Roger Federer? È difficile da immaginare, è anche curioso, ci piace, fondamentalmente in questo periodo. Sognare, non ci piace in questo periodo andare a reimmergerci nel passato e provare ad immaginarci certi scenari. Insomma, Roger Federer poi ha dominato il circuito mondiale, è diventato il tennista più forte di tutti i tempi, ma vi ho raccontato magari due passaggi che vi potrebbero essere passati o comunque sono passati magari in secondo piano, giustamente, per tutti i successi che sono arrivati a seguire, però appunto sono passaggi che nel contorno di una carriera di un tennista a volte possono essere sottolineati e possono essere degli elementi importanti. Soprattutto penso alla finale del Foro Italico con Mantilla, perché aveva 22 anni, quindi magari gli ha dato un'altra addrizzatina, visto che Federer non era proprio un angiolino da giovane. Roger era genio e sregolatezza. Roger era un tennista dal talento straordinario, ma aveva peculiarità negative, soprattutto a livello caratteriale. Spesso non era taciturno, quasi impassibile come ora, ma esprimeva molto di più i suoi sentimenti in campo. Una volta trovato l'equilibrio, una volta riuscito a trovare la formula giusta e sistemati tutti i problemi caratteriali, mascherati e interiorizzati in qualche modo tutta la sua emotività che prima da giovanissimo, da junior, da giovanissimo esprimeva in campo, ecco che allora il talento di Roger Federer è esploso definitivamente. E quindi insomma, a 16 anni, il primo torneo a Prato, a 22 anni la sberla di Roma, e questi sono elementi interessanti per la carriera di Roger Federer, per ancora una volta andare a connotare questo grandissimo fenomeno, una dimostrazione che anche i fenomeni a volte possono incappare in certe lezioni. Oltre a quella appunto in finale a Roma, mi viene sempre in mente un'altra partita a Roma, e se la prese da un italiano, se la prese da Filippo Volandri, probabilmente una delle partite giocate peggio in carriera da Roger Federer, che quel giorno sembrava il numero 250 del mondo anziché il numero 1. Però a volte appunto certe sberle, certi schiaffi si ricordano, ma si ricordano in positivo perché possono fare appunto bene per rimettersi nella retta via per poi fare da preludio per successi avvenire, proprio perché il tennis è questo, il tennis ti fa crescere e ti migliora grazie alle sconfitte. E quindi magari prendete anche esempio voi giovani o comunque aspiranti a diventare giocatori di tennis anche da questi grandi campioni, perché le sberle e le rosicate, le coscienti sconfitte sono arrivate per tutti, anche per un fenomeno senza tempo come Roger Federer. Quindi la sconfitta va presa con filosofia. E se la sconfitta si prende con filosofia, sarà la migliore delle vittorie. Questo il tennis ce lo insegna in maniera inequivocabile. Bene, ho cercato di ho fatto una specie di rievocata di questi cenni storici di Roger Federer, ma ho fatto una specie di chiacchierata anche ampliando poi il mondo del tennis. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se
Secondo voi la carriera di Federer sarebbe stata diversa se non avesse vinto il titolo a Prato l'11 maggio 97 e non avesse preso quella sberla da il buon Félix Mantilla in finale a Roma? Io vi invito a rispondere, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a lasciare una like, se vi piace il video. Io vi saluto, ci vediamo presto nei prossimi giorni sul nostro canale.